Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi vi mostrerò un po' gli acquisti che ho fatto all'outlet di Serravalle e da Intrend, che per chi non lo sapesse è l'outlet di Max Mara, Max & Co. E qui a Torino si trova a Collegno, al villaggio Leumann. Allora, ho fatto un po' di acquistini. Da Intrend ho preso praticamente cose autunno, della collezione autunno-inverno, perché c'erano delle cosine ancora in saldo, però non ho trovato nulla che mi piacesse, ecco. Adesso vi mostro subito che cosa ho preso. Prima di passare agli acquisti, vi ricordo che mi trovate su Instagram con il nome Ottavia Fashion & Style, comunque vi lascio tutto qui e tutto nell'info box. E se vi va, iscrivetevi al canale così mi supportate in questa nuova avventura e lasciate un pollice in su se vi piace questa tipologia di video. In trend ho preso questo mega sacchettone, perché ho preso praticamente cose esclusivamente della collezione autunno e inverno. Infatti c'erano sì ancora diversi capi in saldo, non ho trovato nulla che mi interessasse in saldo, anzi no, ho preso una t-shirt in saldo, poi il resto della collezione autunno e inverno, ma adesso vediamo che cosa ho preso. La prima cosa che ho preso è questa t-shirt, che è di Max & Co., infatti appunto c'è anche la scritta qui davanti. Ho preso una taglia XS, una semplicissima t-shirt bianca, e poi ovviamente di tutto quello che ho preso vi mostrerò delle clip da qualche parte in cui indossi i capi, così capite anche un po' meglio la vestibilità. L'ho pagata 20 euro, o 20 o 25 euro mi pare, e c'erano ancora diverse taglie. Allora, solitamente appunto, come vedete, da Intrend tolgono le etichette, appunto perché è un outlet, quindi non trovate più l'etichetta di Max & Co, Max Mara, eccetera, però trovate l'etichetta in trend. Però ad esempio in questa qua, che aveva la scritta già di Max & Co, appunto si capisce. Sappiate che in generale appunto i brand sono Max Mara e tutte le linee di Max Mara, Max & Co, Marella, I Blues e Penny Black. Secondo capo che ho preso è questo maglioncione, così con la fantasia a trecce, con i bottoni, in realtà appunto un cardigan, ed è morbidissimo perché se non sbaglio sì, è 100% lana, è abbastanza corto come modello, un po' aderente. Io ho preso una taglia S, c'era anche in diversi colori, grigio, blu, marrone, non ricordo se c'erano altri colori, comunque questi sicuro. Io l'ho voluto prendere questo color beigeolino, che anche se non è in palette, lo so, però io mi vesto quasi sempre con questi colori neutri, quindi questo beige mi è piaciuto tantissimo. Che ho preso è questo bellissimo blazer, in color grigio, è al 40% composto da lana, è foderato, ha i due bottoni come potete vedere. Tra l'altro qua nel cartellino c'è scritto anche i pantaloni a cui abbinarlo, che però non erano ancora presenti in negozio perché appunto sta arrivando adesso la nuova collezione autunno-inverno, quindi andrò sicuramente in negozio a prenderli. Che dire, vabbè, io ho una passione sfrenata per i blazer, lo vedrete sicuramente nei prossimi video. Anzi, fatemi sapere se volete vedere un video con la mia collezione di blazer, ne ho davvero tantissimi, utilizzo tantissimo sia in inverno con magari un dolce vita o una camicia, che in estate, comunque in primavera e in autunno con t-shirt o bluse. E questo è il blazer, di questo ho preso una 42 perché io comunque, anche se sono molto magra nella parte superiore, però ho le braccia lunghe e poi non voglio il blazer super aderente, quindi ho preso una 42 e l'ho pagato 130 euro. L'ultimo capo che ho preso è questa sciarpa Burberry inspired, diciamo, colore classico, diciamo questo color cammello con la fantasia appunto che richiama quella di Burberry, è davvero super super morbida. Questa l'ho pagata pochissimo, mi pare circa 20 o 25 euro, ed è perfetta con il capo, l'ultimo capo che ho preso da Intrend, che adesso vi mostro e che è davvero una chicca, che cercavo da tantissimo tempo. Il capo che ho preso è questo bellissimo cappotto color cammello. Allora, io cercavo il cappotto color cammello da tantissimi anni. Soprattutto appunto lo volevo di qualità, perché i cappotti sono una cosa sulla quale di solito investo. Max Mara o Max & Co sono i brand che io preferisco per i cappotti, e quindi sono andata diverse volte da Intrend, ne ho trovati diversi modelli, soprattutto questo inverno, lo scorso inverno,
però non trovo la taglia o quello che trovo magari aveva qualche difettuccio, insomma, non riuscivo a trovare quello perfetto per me. Adesso sono andata in realtà senza alcuna speranza perché non cercavo il cappotto, visto che era andata principalmente per i saldi, invece ho trovato il cappotto cammello che fa per me. Allora, ve lo mostro un pochino meglio, però ovviamente lo vedrete meglio indossato poi nella clip. In realtà i bottoni, il cappotto, spero che si veda qualcosa così dal video, vediamo. Allora, i bottoni ci sono, però sono nascosti. Questa cosa mi piace davvero tantissimo. È lungo, considerate che a me arriva molto sotto il ginocchio, ecco, al polpaccio, quindi, e sono alto 1,72 m, quindi un cappotto lungo. È un cappotto che non è né troppo over né troppo aderente e poi qua dietro ha la cintura appunto da annodare in vita. Ecco, una cosa che cercavo e lo volevo sia con la cintura ma anche con i bottoni, perché il cappotto classico, diciamo a vestaglia senza bottoni, non mi sta particolarmente bene. E poi è foderato all'interno, anche qua vedete appunto l'etichetta in trend perché quella originale è stata tolta. Qua al dettaglio, ecco, del polsino qui sulla manica c'è questo dettaglio. Mi piace tantissimo, è un cappotto in lana, vabbè, è un capo, un evergreen che secondo me dovete avere tutti nell'armadio. Cosa che mi sono dimenticata di dirvi, allora, il cappotto intanto l'ho pagato circa 250 euro. È che se avete la Fidelity Card da Intrend accumulate punti con i vostri acquisti e poi ogni tot di punti accumulati ricevete degli sconti. Io per esempio adesso sono arrivata già a 1200 punti e quindi la prossima volta usufruirò dello sconto di 100 euro acquistando un capo da almeno 101 euro. Quindi penso che andrò a breve, soprattutto per vedere i pantaloni da abbinare al blazer. Allora, gli acquisti a Serra Valle. Intanto volevo farvi una premessa su Serra Valle. È l'outlet più grande che c'è sia in Italia che in Europa. Ha tantissimi negozi, mi pare più di 230, e ci sono anche le grandi firme come Valentino, Ferragamo, Dolce & Gabbana, Versace, Miu Miu, Prada, Gucci, insomma, ci sono davvero tantissimi negozi e vale la pena andare. Io solitamente ho sempre fatto ottimi acquisti a Serra Valle, però diciamo che a volte va un po' fortuna, soprattutto con i saldi, perché ovviamente dovete trovare quello che vi piace, la vostra taglia, e non è sempre facile. Oltretutto, i grandi brand, le grandi firme non fanno sconti. Trovate al massimo qualche cosina in special price, però non fanno saldi. Quest'anno non ho trovato granché, in realtà ero andata principalmente per cercare una bella borsa. Una bella borsa, anche se io mi sono già fatta l'autoregalo di compleanno che poi vedrete, però cercavo appunto una borsa, ma non ho trovato niente di che. Sono andata da Saint Laurent. Sono andata da Gucci, però ad esempio soprattutto da Gucci mi pare ormai che abbiano praticamente sempre gli stessi modelli. Vi faccio vedere, ho preso dall'outlet Intimissimi Calzedonia, io li acquisto sempre. E ho trovato un pigiama, allora questa è la parte di sotto, questo pantaloncino che è super carino, rosa e bianco sfumato. E il pezzo di sopra è questo top, molto molto carino devo dire, scusate ma devo ancora, ecco, stirarli. Questo è il pezzo di sopra con il pizzo qui che mi piace davvero moltissimo. Questo è di Intimissimi. E poi ho preso un altro pigiama, sempre di Intimissimi, però questa volta con pantaloncino di sotto di questo rosa bellissimo, stupendo davvero. E poi di sopra invece ha le maniche corte, la maglia a maniche corte. Eccola qua, sempre rosa. Molto carino, anche questo di Intimissimi, li ho pagati circa 18-19 euro a pigiama. E poi in realtà ho preso una borsa, però adesso vi spiego un po' meglio. Dal sacchetto sono andata da Longchamp. Io in realtà cercavo la borsa classica, la Longchamp, da mettere a spalla. Per poter sia viaggiare o da portare comunque tutti i giorni, ma soprattutto per viaggiare in aereo. Il modello grande, lo cercavo, l'avevo vista su Farfetch, però diciamo che per i miei gusti, per una borsa in tessuto, pagarla più di 100 euro, onestamente, non ne valeva la pena.
Quindi quando ho visto da Longchamp il negozio appunto a Serravalle sono entrata e hanno davvero tantissime borse. Ecco, se cercate la borsa Longchamp, ne hanno davvero tantissime, hanno sia il modello, quello appunto che cercavo io con i manici da mettere a spalla, il modello sia grande che piccolo, e poi hanno il modello anche da tenere, che si porta a mano, ecco, più tanti accessori, e ci sono davvero tanti colori. Io cercavo un colore in particolare che stranamente ho trovato ed era anche in saldo. Allora, il modello in questione è questo, ve lo faccio vedere, è beige, fatto di questo colore, che anche se non è nella mia palette, mi piace tantissimo perché posso abbinarlo con tutto e poi ha questo, la particolarità appunto sia del bottone che i profili dei manici sono blu, quindi a contrasto. Comunque, vi faccio vedere bene la borsa. La borsa in questione è questa qui, che è super super pratica per viaggiare e ha le misure perfette anche come bagaglio, diciamo a mano, come borsa Ryanair, ed è questa in tessuto e beige, ve la faccio vedere. Allora, la cerniera, vediamo se riesco a farvela vedere per bene. La borsa è così, allora, intanto all'interno ha una tasca qui e poi qui dentro ha un unico scomparto, è davvero super super capiente. Se cercate una borsa pratica sia per viaggiare ma anche per tutti i giorni, io ve la straconsiglio. Questa l'ho pagata in saldo meno di 60 euro, l'ho pagata circa 55 euro, quindi davvero un super affare. E poi ho preso anche in abbinamento, ho trovato diciamo porta documenti, barra biglietto aereo abbinato. C'era però soltanto di due o tre colori, fortunatamente anche del colore abbinato alla mia borsa. Anche questo molto molto carino, anche questo col profilo blu. Questo l'ho pagato invece sui 20 euro, quindi top, super affare. Vi ho fatto vedere tutti gli acquisti che ho fatto sia a Serravalle che da Intrend. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo appunto di iscrivervi al canale se vi fa piacere e ci vediamo nel prossimo video, un bacio!